Ho fatto tutto il giro e siamo arrivati nuovamente sul collo. Quindi da questo in giro in poi non faremo più diminuzioni sul collo, ma inizieremo a lavorare il collo normalmente a maglie alte, quindi non faremo più il punto granny sul collo e facciamo in questo modo. Allora, sono poco prima dell'angolo. Allora entro nell'angolo e faccio normalmente le mie tre maglie alte, una, due, e tre, due catenelle, due maglie alte ovviamente perché ne abbiamo fatte due con la diminuzione scorsa, ecco qui, ecco modo, scusate, sono un po' messa male. In questo modo e adesso iniziamo a lavorare in tutte le maglie, quindi una, due, quindi da questo giro in poi vedete non faremo più il granny sul collo e lavoreremo tutte le maglie alte sottostanti, quindi in ogni maglia alta faremo una semplicissima maglia alta. Ci vediamo all'altro angolo così vi faccio vedere come lo chiudiamo. Arrivati quindi all'altro angolo, non facciamo altro che fare come sulla partenza, quindi due maglie alte, una e due. 2 catenelle e 3 maglie alte perché sul lato non cambia nulla, quindi siccome cambia solo sul collo ma sul laterale non cambia nulla, facciamo 3 maglie alte, quindi cambia la lavorazione sul collo ma sul resto dei lati non cambia nulla. Ecco qui, andiamo avanti col granny, andiamo avanti a girare normalmente fino a raggiungere la dimensione che vogliamo. Quindi, se vogliamo che rimanga un pelino aperto, ci fermiamo. Se no, andiamo a sovrapporre leggermente i lembi. Quindi andiamo a creare questo lavoro. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo lavoro andiamo a chiudere i due lati, quindi lavoriamo in tondo fino a fare in modo che si sovrappongano o si uniscano comunque questi due lati. Quando siamo arrivati qui, dobbiamo soltanto decidere se la rifinitura, quindi se vogliamo fare un giro di maglia alta per poi attaccare i bottoncini, oppure andare avanti con la lavorazione granny e poi fare una semplicissima rifinitura. Questo lo vedremo naturalmente dopo. Ora andiamo avanti con i giri fino a quando non arriviamo proprio lì. Ecco qui, ho finito col corpo, io ho già fatto anche una manica, adesso andremo a fare l'altra insieme. Come vedete, sono arrivata a unire le due parti. Vedete il colletto come gira bene e stringe e quindi rimane bello attaccato, diciamo, stringendo, non dovrebbe dare più il problema dello scivolamento sulla spalla. Ora andiamo insieme. Prima di fare le rifiniture, procediamo con la manica, perché le rifiniture poi potremo anche deciderle in base a come faremo il polsino. Io in questo caso, vedete, il polsino l'ho lasciato chiuso semplicemente con due giri di maglia bassa, però certamente voi potreste finire il punto granny anche sulla manica e con calma decidere quale tipo di rifinitura volete fare a
tutto il vostro cardigan, giacca. Vedete anche la particolarità del colletto, questa parte è a maglia alta, semplicissima, e questa parte è a grenni, perché noi abbiamo fatto una parte grenni e una parte maglia alta. A me piace moltissimo questa particolarità del collo, vedete? Adesso ve lo metto aperto, scusate, tiro giù, ve lo metto aperto, vedete il colletto com'è particolare. Fatto in parte granny e in parte a maglia alta, e mi piaceva proprio l'idea del differenziare proprio il colletto, lasciare il pezzettino davanti che avesse questo doppio disegno, diciamo. Bene, direi che possiamo passare con il fare la manica che ci manca. Ecco qua, allora vi chiedo di avere un po' di pazienza per l'inquadratura, mi si è rotto il cavalletto e mi sono dovuta attrezzare con il supporto da collo, quindi sicuramente un pochino mi muoverò. Allora, vedete il foro della manica? Spero lo vediate bene, ecco, lo sposto da questo lato. Che, ecco. Il foro della manica presenta alcune maglie tipo questa, che è messa di traverso. A noi non interessa molto perché andremo a infilare tutti i nostri punti granny nei buchi che troviamo, quindi in questo modo vi faccio vedere subito. Allora, mettiamo sul nostro uncinetto, facciamo il cappietto, quindi normalmente, scusate, facciamo così, così, ecco qua, mi avvicino così lo vedete anche bene. Allora, entriamo, sono sotto la manica, quindi nell'angolino sotto andiamo ad attaccare qui, quindi rimaniamo all'interno il nostro filo con una maglia bassissima. Dopodiché facciamo 3 catenelle, scusate, 3 catenelle, non sono abituata a questa inquadratura, e nel primo foro appunto andiamo a fare le nostre prime 3 maglie alte. Dopodiché catenella, entriamo nel foro successivo e andiamo a fare altre 3 maglie alte. Una, due, catenella, foro successivo, scusate, 3 maglie alte, una, due e tre. Quindi questo noi lo facciamo per tutto il giro. Ogni foro granny che troveremo sotto, quindi ogni foro costituito dalla catenella di separazione tra i blocchi, andremo a fare il granny normalmente, quindi entriamo e facciamo il nostro blocco da 3. Di nuovo catenella, come se stessimo continuando di fatto la lavorazione. Ci vediamo alla fine di questo giro perché iniziamo con le diminuzioni. Quindi, arrivati in fondo al giro, facciamo la catenella e ci uniamo alla terza catenella d'inizio per chiudere. Allora, come abbiamo fatto fino ad ora, dobbiamo ogni volta girare il lavoro. Perché? Perché così non avremo quella bruttissima e antiestetica riga che pian piano gira. Quindi cosa facciamo? Facciamo le 3 catenelle. Scusate, questa inquadratura non mi piace per niente. Giriamo il lavoro. Ecco qua, vedete? Rientriamo nel foro che abbiamo appena costruito col giro sotto e facciamo le nostre prime 3 maglie. Cosa facciamo adesso? La prima diminuzione, e saranno fatte tutte così le diminuzioni. Allora, se vi è più comodo, prendete un foglio, un contagiri, quello che volete, e segnatevi, perché adesso andiamo a togliere una ad una
prima tutte le catenelle di separazione tra un modulo e l'altro, quindi in ogni giro ne toglieremo una. Fatto questo, quindi quando avremo tolto tutte le catenelle dei vari di separazione tra i vari moduli, noi andremo a togliere una maglia per modulo fino a fine manica. Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a togliere la prima. Quindi invece di fare la catenella normalmente così, tra questo modulo e il prossimo, noi non la facciamo ed entriamo direttamente nel prossimo foro per fare il prossimo modulo in questo modo. E abbiamo fatto la prima diminuzione. Da adesso per tutto il giro lavoreremo normalmente facendo la catenella di separazione tra un modulo e l'altro, in questo modo. Quindi abbiamo fatto la nostra catenella per il nostro modulo, finiamo di nuovo questo modulo, rifacciamo la catenella e andiamo a fare il modulo successivo. In questo modo, di nuovo catenella, modulo successivo. Mi viene proprio scomodo lavorare con questa inquadratura, mamma mia. Quindi modulo successivo. Ecco qui, allora ho finito il primo giro dove abbiamo fatto la prima diminuzione. Ora facciamo le 3 catenelle, giriamo il lavoro, mi raccomando, ricordatevi sempre, più che altro, allora, per avere un lavoro più pulito. Ecco, per un lavoro più pulito è sempre bene girare il lavoro, perché così questa riga, vedete che si vede molto, è molto delineata, sono le 3 catenelle che fate iniziali, rimangono sempre in linea e non girano. Poi vi faccio vedere una manica fatta con, non con, senza girare il lavoro. Vi faccio vedere la differenza. Non è bruttissima, però si nota. Allora andiamo a fare la seconda diminuzione. Quindi facciamo le nostre 3 maglie alte. Una è quella sostituita dalle catenelle. E 3. La seconda diminuzione, quindi andiamo, facciamo di nuovo la prima, ovviamente l'abbiamo già fatta nel giro prima e quindi andiamo normalmente a fare, scusate, il blocco da 3 senza la catenella in mezzo, perché ovviamente dobbiamo andare avanti a ripetere la stessa cosa, quindi la diminuzione di prima la dobbiamo ripetere anche adesso, quindi non dobbiamo fare questa catenella. Per fare la seconda diminuzione non dobbiamo fare altro che eliminare anche la seconda catenella tra i blocchi. Quindi andiamo nel prossimo spazio senza la catenella di separazione tra i blocchi, vedete? Una e due. Ripeto, è meglio se ve lo segnate su un foglio. Ogni volta tirate una riga e sapete quante ne dovete togliere, perché andando in là poi con la manica potreste dimenticarvi. Quindi abbiamo fatto 2 diminuzioni. Adesso proseguiamo normalmente, quindi catenella e ricominciamo a fare come normalmente facciamo per il punto granny, quindi tutte le altre catenelle di separazione tra i vari moduli le mettiamo normalmente, quindi in questo modo. Quindi non ve le faccio vedere tutte perché significa fare tutta la manica insieme, però nel prossimo giro toglierete questa catenella e anche questa. Nel giro dopo toglierete di nuovo questa catenella, la terza e anche la quarta. Nel giro dopo ancora toglierete tutte quelle tolte fino adesso più la quinta, fino a quando non andrete a togliere tutte le catenelle presenti tra i blocchi. Quindi ogni giro ne toglierete una in più. Quindi non una, ma una in più. Quindi toglierete quelle già tolte,
Quindi la prima e la seconda in questo caso, ma poi toglierete anche la terza, poi toglierete anche la quarta, quindi a ogni giro ne toglierete una in più fino a quando non ne avrete più da togliere. Quando non avrete più catenelle da togliere, vi faccio vedere come dovrete procedere. Ecco qui, come vedete, piano piano noi abbiamo già diminuito e abbiamo tolto ad ogni giro uno spazio tra i moduli. Quindi nel primo giro abbiamo tolto lo spazio tra il primo e il secondo modulo, nel secondo abbiamo tolto tra il primo, il secondo e il secondo e il terzo, nel terzo giro abbiamo tolto tra il primo e il secondo, tra il secondo e il terzo e tra il terzo e il quarto, quindi ogni volta ripetiamo, ne togliamo uno in più fino a quando noi non abbiamo più spazi, infatti vedete non abbiamo più catenelle tra i moduli. Abbiamo solo i moduli. Ora come procediamo? Procediamo in questo modo. E vedete che la riga antiestetica che si vede di solito non si vede perché noi abbiamo girato ogni volta al lavoro. Quindi cosa facciamo? Facciamo esattamente la stessa cosa, ma con le maglie dei vari moduli. Quindi, allora, noi aspettate, che vedo da che parte stavo lavorando. Allora, stavo lavorando da questa parte. Quindi l'uncinetto è di qua, ecco così, perché poi dobbiamo stare attenti perché poi dobbiamo girare il lavoro. Quindi facciamo le nostre 3 catenelle, che è la nostra prima maglia alta, voltiamo il lavoro in questo modo. Per non sbagliare, vedete, la catenella è fatta alla destra del foro e quindi non potete sbagliare. Cosa facciamo? Facciamo una maglia alta, basta. Quindi abbiamo 2 maglie alte in questo modulo, sempre senza catenelle perché oramai le abbiamo tolte tutte. Entriamo nel prossimo spazio e lavoriamo normalmente 3 maglie alte in questo modo. Al prossimo giro toglieremo 2 dal primo modulo, scusate, una dal primo modulo, quindi diventeranno da 2. E una dal secondo modulo e diventeranno 2 blocchi da 2. Nel prossimo giro ancora, quindi nel terzo giro, toglieremo dal primo sempre una e rimarranno 2 nel secondo, rimarranno 2 anche nel terzo e via così fino a quando tutti i nostri moduli non saranno moduli da 2. A questo punto dovremmo essere arrivati alla misura che ci serve della manica. Quindi io finisco questo giro e vi faccio vedere, giusto per farvi vedere come procedo col prossimo giro, ma poi direi che possiamo andare avanti anche da soli. Direi che è anche più semplice questa volta perché? Perché per togliere le catenelle tra i moduli dovevamo segnarcele. Adesso non dobbiamo segnare niente perché comunque ci basta contare i moduli che non hanno. Che sono da 2, quindi se questo è da 2, io so che il prossimo, anche se mi dimentico quante ne ho fatte, nel prossimo conto nel giro sotto quanti moduli sono solo da 2 e non da 3 e so che ne devo fare uno in più da 2 e non da 3. Quindi vi faccio vedere per sicurezza l'altro modulo. Comunque, se non doveste trovare chiara questa spiegazione, io ho un altro tutorial nel quale spiego proprio le diminuzioni sulle maniche, appunto, granny. Quindi, se non doveste aver trovato chiare queste spiegazioni, c'è proprio un video apposito dove spiego molto bene come vengono effettuate le diminuzioni. Comunque, finisco questo giro e ci vediamo al prossimo, così vi faccio vedere come continuo. In questo caso io ho già fatto le 3 catenelle, girato il lavoro, quindi vado e rifaccio di nuovo solo 2 catenelle nel primo modulo e siccome è il secondo giro di diminuzione delle maglie, cosa faccio? Entro nel prossimo modulo. E invece di farne 3 di maglie alte, ne faccio 2. Mentre dal prossimo modulo per tutto il giro vado avanti a farne 3. Ecco qui. 2 moduli da 2, 1 e 2, il resto da 3. Nel prossimo avremo 3 moduli da 2. E il prossimo, quindi anche questo sarà da 2, il prossimo sarà da 3 e finiremo il giro, così fino a quando non abbiamo tutti i moduli da 2. Quindi
Quindi procediamo separatamente con la costruzione delle maniche e poi andiamo alle rifiniture. Ecco qui, io ho tolto tutte le mie maglie, vedete la manica come diminuisce gradualmente, è molto bella da vedere la diminuzione perché è proprio graduale. Io ho le maniche una diversa dall'altra perché vedete ho il dietro scuro e il davanti chiaro, quindi ho voluto fare una cosa un po' così, allegra. Allegra, vabbè, il grigio non è molto allegro, ma in ogni caso messo vicino al turchese è molto molto carino. Quindi procedo, io ho fatto due giri di maglia bassa come bordino e farò la stessa cosa da questa parte e procederò col fare, quindi la mia rifinitura sarà un giro di maglia bassa o due giri di maglia bassa tutto attorno e poi deciderò se mettere i bottoni. In questo caso nella mia maglia non richiede asole perché vedete abbiamo comunque i fori del granny che si prestano abbastanza bene per il bottone, quindi farò il mio giro di maglia bassa e poi cucirò da un lato un bottone che andrà a inserirsi diciamo nel foro del motivo granny e farò come l'altra maglia appunto che ha un solo bottone qui in alto. Poi le rifiniture io dico sempre sono a vostro piacimento, io spero che vi sia piaciuto questo mio progetto, direi che è durato tantissimo. Vi ricordo di venire a trovarmi sul mio gruppo Facebook Creando con Luce Franci. Vi do un grosso bacio, vi saluto e vi invito al prossimo tutorial. Ciao ciao!